Sara Afife è la nuova tronista, arriva la frecciatina di Antonella Fiordelisi. Uomini e donne, Sara di Temptation Island, nuova tronista, l'attacco dell'ex tentatrice Antonella Fiordelisi. L'arrivo di Sara Afife di Temptation Island sul trono di Uomini e Donne ha stupito tutti. Compresa Antonella Fiordelisi, ex tentatrice del programma condotto da Filippo Bisciglia, che non ha perso occasione per attaccare la nuova tronista. Le due si sono contese lo stesso uomo, il calciatore Nicola Panico. Quest'ultimo, fidanzato di Sara, si è fatto ammaliare nel villaggio delle tentazioni dalla sensuale Antonella. Il feeling tra i due ha infastidito, e non poco, la Fifella che durante il falò di confronto ha lasciato lo sportivo. Per poi dare all'uomo una seconda chance e intraprendere una convivenza insieme dopo 5 anni di relazione. Quella convivenza, però, ha deteriorato ulteriormente il rapporto e la modella ha deciso di cercare il grande amore alla corte di Maria De Filippi. Una decisione che non è piaciuta più di tanto alla Fiordelisi, che non ha perso occasione per prendere in giro la rivale. Continua la farsa e ha scritto Antonella Fiordelisi in una storia di Instagram. Un post apparso subito dopo che la redazione di Uomini e Donne ha annunciato la nuova tronista. Un post che, anche se privo di nomi, è chiaramente rivolto a Sara e Nicola. Come molti altri telespettatori, la schermitrice non crede alla buona fede della Fifella. Nelle ultime ore, infatti, è nata una vera e propria polemica sui social network. Sono in molti a non apprezzare la nuova protagonista del programma perché single da troppo poco tempo. Per parecchi Sara non è ancora pronta per conoscere nuovi ragazzi, in quanto la rottura con Panico è ancora una ferita aperta. Sarà davvero così? Uomini e Donne, la presentazione di Sara al trono classico. Nel videoclip di presentazione per il trono classico, Sara Afife ha spiegato di aver subito l'ennesimo torto da parte dell'ex fidanzato e di non essere più innamorata di Nicola Panico. Per questo ha deciso di lasciarlo e buttarsi in una nuova avventura sentimentale. Riuscirà a trovare il principe azzurro?